Ciao Paola. Ciao Manuel. Mi sembra strano oggi trovarmi presso un ente. Sono molto emozionato di essere qui oggi. Inizierei a chiederti che cos'è il CHAI. Il CHAI è un'associazione, per prima cosa, un'associazione che è stata fondata più di 50 anni fa, nel 1968, da parte di un piccolo gruppo di famiglie che si interessava ai bisogni del mondo e in particolare alle necessità dei più piccoli. Parliamo di un'epoca, il 68, di grande fermento anche culturale, di apertura al mondo, di attenzione a quello che succedeva anche lontano da noi, e queste famiglie si sono confrontate con una realtà, ad esempio quella della guerra in Vietnam oppure delle situazioni di gravi carestie in India, dove c'erano tantissimi bambini orfani e abbandonati dalle famiglie. Se hanno bisogno di una famiglia, accogliamoli nelle nostre famiglie. È rivoluzionario perché all'epoca adozione e ancora meno adozione internazionale non era una pratica diffusa qui in Italia. E da lì è nata appunto l'adozione internazionale, volta al difendere il diritto di ogni bambino a non essere solo e specialmente ad avere una famiglia. Il diritto del bambino di avere una famiglia e di essere protetto in qualche modo attraverso le leggi o il diritto della coppia di avere un bambino? Allora, a mio modo di vedere e direi a modo del CHAI di vedere, non esiste un diritto da parte di adulti nei confronti di un bambino. Il diritto è solo di un bambino a vivere in una famiglia. Per gli adulti avere un figlio può rappresentare tantissime cose, è una gioia, una ricchezza, un dono, un sacrificio a volte, una fatica, ma mai un diritto. Secondo me è importante oggi riuscire a ritornare a quello che è lo sguardo sul bambino. Assolutamente, no? È indispensabile partire da lì e focalizzarci sempre su quello. È un'esperienza che io ho avuto anche personalmente nel momento in cui affrontavo anche la mia personale esperienza di adozione. Forse aiutata dal fatto che mentre aspettavo mia figlia già avevo altri due bambini e quindi riuscivo un pochino a vedere anche dal loro punto di vista e mi domandavo, ma se a me capitasse una qualunque cosa per cui non posso più prendermi cura di questi bambini, che cosa vorrei per loro? E quello era proprio vedere l'interesse del bambino ed è quello il punto fondamentale. Secondo te non c'è un po' una chiusura, nel senso che solamente chi è stato adottato dal CHAI si ritrova, solamente chi è stato adottato dal NOVA si ritrova, eccetera, eccetera, eccetera. Non è possibile riuscire a fare un ritrovo a livello nazionale proprio con tutti questi enti, con tutte le associazioni che stanno aiutando le famiglie e con le nuove associazioni di ragazzi adottati? Perché essere sempre, diciamo, tanti satelliti che si muovono da soli? Beh, sarebbe sicuramente una cosa molto interessante. Ci abbiamo provato, direi ancora 4 anni fa, organizzando un meeting nazionale dei ragazzi adottati già diventati adulti. Nella nostra assemblea, così la chiamiamo, annuale, da qualche anno abbiamo aperto anche a chi non è CHAI, perché è un momento di ritrovo. È ovvio che con chi ti è più vicino è più facile, no? La relazione, quindi anche più facile che poi vengano, ma sempre più spesso ci capita di accogliere in qualunque momento, anche in questi momenti del tutto informali, famiglie che hanno fatto percorsi anche con altri enti. Però lanciamola questa cosa, magari sì, perché sono sempre cose difficili, non c'è niente di facile in questo, però non sono impossibili, la cosa fondamentale è la volontà di farlo. Insieme, secondo me, è meglio piuttosto, sì, che ognuno fa il suo e lotta per conto suo. Assolutamente, secondo me è anche importante il ruolo di chi ha vissuto l'adozione, quindi da figlio, e che adesso crescendo e maturando, insomma, ha sviluppato anche così delle riflessioni su questo tema. E a me sembrerebbe importante anche poter immaginare che all'interno di un'organizzazione che
per ruolo deve occuparsi dell'adozione internazionale, come la Commissione Adozioni, fosse prevista anche una rappresentanza non solo delle associazioni familiari, ma anche di un'associazione o di una rete di associazioni di figli adottati. Le figure che compongono la CAI, quali sono? Allora, le figure che compongono la CAI, la Commissione Adozioni, abbiamo per prima cosa il presidente o la presidente. Che è politica. Formalmente è il presidente del Consiglio che, quando è possibile, non sempre è successo, delega un ministro. In questo momento per noi è la ministra della famiglia Bonetti. Poi c'è una vicepresidente o un vicepresidente, direi che è quasi sempre stata una donna, che invece è una figura più operativa. In questo momento è la dottoressa Laera, che di solito è un magistrato. Poi c'è una commissione che è formata da rappresentanti dei diversi ministeri, delle regioni e da tre rappresentanti in questo momento delle associazioni familiari. Poi ci sono degli esperti che possono essere nominati. Questa è la parte, diciamo, di governance della Commissione Adozioni. Poi c'è una parte operativa fatta da tecnici funzionari che si occupano materialmente della parte. Le associazioni sono enti o sono associazioni? No, sono associazioni familiari. Gli enti non hanno nessun ruolo all'interno della Commissione Adozioni, diciamo nella rappresentanza della Commissione Adozioni, perché di fatto dovrebbero essere controllati dalla Commissione Adozioni e quindi non sarebbe corretto che ne facessero parte, almeno a mio modo di vedere. C'è stata una polemica rispetto a questo, perché uno dei rappresentanti delle associazioni familiari è il rappresentante del Forum Famiglie e all'interno del Forum Famiglie, quindi nel consiglio direttivo proprio del Forum Famiglie, c'erano, non so se ci sono tuttora, sinceramente è proprio ignoranza mia, c'erano anche dei presidenti di enti autorizzati. A suo tempo parlavamo di AIBI sicuramente, forse c'era un altro ente, non mi ricordo. Quindi da qui era nata un po' questa polemica, però di fatto il rappresentante che c'è nella Commissione Adozioni non ha niente a che fare con un ente. C'è un costo generale dell'adozione che sembra spropositato rispetto al normale. Cifre che appunto molti genitori magari non possono o non vogliono spendere. E costa veramente così tanto adottare? Costa tanto, sicuramente costa tanto. Costa tanto perché nessuno dei costi dell'adozione è a carico dello Stato, come ad esempio per l'adozione nazionale. Anche l'adozione nazionale costa, però gran parte dei costi, no, gran parte, tutti i costi sono a carico del Servizio Sociale Nazionale. Per le adozioni i costi internazionali sono importanti perché c'è una parte di costi, noi li chiamiamo costi Italia, cioè costi che noi come enti dobbiamo sopportare per riuscire a seguire una pratica qui in Italia. Più o meno potrebbero andare dai 3 ai 5 mila euro, dipende, insomma, tieni conto che sono pratiche che possono andare avanti anche per 2, 3, 4 anni, quindi ecco. Poi c'è una parte di costi estero che dipende molto dal paese, perché alcune cose sono proprio obbligate dalla procedura del paese. Purtroppo sempre più spesso capita che i paesi impongano magari più viaggi nel paese. È ovvio che un conto è adottare in Italia e fare un viaggio, insomma, da Milano a Venezia, per dire, un conto è doversi spostare con dei viaggi aerei, eccetera. Quindi oltre al costo della pratica all'estero c'è anche tutto i costi dei viaggi. A volte aumentano anche questi costi perché, almeno questa è una cosa che facciamo noi e che comprendiamo nel costo, sempre più spesso quando abbiamo segnalazioni di bambini, le informazioni sui bambini sono davvero molto carenti e quindi cerchiamo di fare degli approfondimenti, specialmente dal punto di vista sanitario, perché sempre di più i bambini che ci vengono segnalati hanno delle problematiche di tipo sanitario. Tutto questo porta a delle cifre che sono importanti, 20-30 mila euro per un'adozione, diciamo dall'inizio alla fine.
Però tutti noi enti siamo obbligati a rendere pubblici i costi e rendere pubblica anche quella che viene chiamata la carta dei servizi. Quindi il consiglio che a me verrebbe da dare alle famiglie è: controllate bene questa carta dei servizi e verificate passo passo che le cose vadano davvero come viene descritto, e specialmente non cedete a richieste che non sono giustificate. Diciamo che anche nelle adozioni probabilmente il marketing fa il suo effetto, quindi posso presentarti un costo in diversi modi. Per te che cos'è l'adozione, come Paola? Per me è un'avventura incredibile e bellissima. Estremamente faticosa da un certo punto di vista e estremamente gratificante dall'altro. Credo che l'adozione sia davvero una forma di, per quanto riguarda me, e io parlo dal punto di vista del genitore, una forma di genitorialità speciale. Per portarla a termine, insomma, in modo, io dico, sensato, è sicuramente indispensabile il desiderio di un figlio, questo sì, ma non può essere solo quello. Voglio dire, mi capita spesso di sentire parlare dell'adozione come una sostituzione di una genitorialità che non può avvenire diversamente, oppure sentir dire che l'adozione è in contrasto con magari pratiche di fecondazione assistita. Io non credo questo. Io credo che l'adozione sia una forma di genitorialità sociale, in qualche modo, per cui oltre al desiderio di un figlio ci deve essere anche il desiderio di prendersi cura di un bambino che una famiglia non ce l'ha, e quindi proprio risolvere dal punto di vista anche della comunità un bisogno di un bambino e garantirgli un diritto che è, come dicevamo all'inizio, fondamentale. Io invece su questo argomento non sono d'accordo. Va bene, bene, finalmente non siamo d'accordo su qualcosa. Nel senso che io credo molto invece sul desiderio primo che tu hai citato, che è il desiderio di avere un figlio. Certo. No? Per cui se non si riconosce questo, ma diventa solamente un gesto caritatevole, no, sociale, come dicevi tu, diventa un atto di buonismo, e diciamo che il bambino si accorge, no, che tu sei lì per aiutarlo, non per essere il genitore. È fondamentale il desiderio di avere un figlio, è fondamentale il bisogno, il desiderio di un bambino di avere una famiglia, no? Se un bambino non ha questa necessità è inutile, ed è un incontro di desideri. Io credo però che sempre di più l'adozione, specialmente di questi tempi in cui ci sono delle adozioni davvero, come posso dire, molto impegnative, non può semplicemente essere la sostituzione di un figlio che non arriva in un altro modo. Ecco, questo volevo intendere. Non può essere l'opera caritatevole, perché se no faccio un'altra cosa, no? L'adozione è un figlio per sempre, e quindi, insomma, devo anche dire che quello che io vedo, non so se adesso entro proprio nel sentimentalismo, ma l'adozione fa un miracolo. Per cui a un certo punto quel perfetto sconosciuto, e questo è viceversa, diventa tuo papà, tua mamma, tuo figlio, è quasi una cosa, adesso non vorrei dire di sangue e carne, no? E questa secondo me non è una roba che si riesce a spiegare del tutto razionalmente. Lo so. Per te com'è stato? Per me com'è stato? Tu hai già due figli adesso, sì. Biologici. Sì. E come mai questa decisione di adottare? Perché diventa più difficile, nel senso, si capisce una coppia che non ha figli, non riesce. Certo, e forse per questo come che io capitato, dico... Esatto, come è capitato ai miei genitori, certo. Non potevano avere figli,
e quindi adottiamo, è stato un percorso naturale per loro, fortunatamente. E diventa più difficile capire un genitore che ha già dei figli, che sia naturale, no? La decisione di adottare, sembra quasi più appunto un'opera di bene. No, secondo me è ancora più naturale. Quindi mi interesserebbe capire molto questa cosa, perché secondo me è bella. È ancora più naturale forse perché hai questa esperienza già di maternità, paternità, almeno per me è stato così. Anche se avevo già due figli, avevo ancora voglia di figli. E mi rendevo anche conto della mia fortuna di essere mamma e anche della fortuna dei miei figli di avere dei genitori. Ho pensato che ci sono, che c'erano, che ci sono anche bambini che non hanno questa opportunità. E con mio marito ci siamo proprio interrogati dicendo: ma noi non potremmo anche essere genitori di un bambino o una bambina così? E ci siamo detti: perché no? Proprio in modo naturale, che differenza fa in qualche maniera? Anche se c'è il terzo figlio. Esatto. Adottiamo. Il terzo figlio, forse sai, il primo non avrei avuto coraggio. Io ogni tanto mi dico questa cosa, perché dicevo: ma sarò in grado? Invece, tutto sommato, ci eravamo sperimentati che in qualche modo, insomma, riuscivamo a fare i genitori, e quindi ci siamo sentiti il coraggio, la disponibilità anche di accogliere un terzo figlio. Nel nostro caso è arrivato una femmina. E il vostro incontro quando è stato? È il nostro incontro, a parte l'incontro dell'abbinamento, insomma, che già quello ti fa sentire genitore, sì, assolutamente sì. E poi c'è stato l'incontro quando siamo andati ad incontrarla in India, esattamente 22 anni fa ieri, quindi aveva poco più di 2 anni e qualche mese. Insomma, l'incontro non è stato semplicissimo, nel senso che stiamo parlando appunto di 22 anni fa, probabilmente. Hai adottato Walchai? Ho adottato Walchai, sì, ho adottato Walchai, incredibilmente. Ho adottato Walchai e sono stata fortunata ad adottare Walchai. Mi avevano preparato bene, devo dire la verità, anzi, temevo che non mi accogliessero nemmeno tra gli aspiranti genitori adottivi, invece ce l'abbiamo fatta. L'incontro è stato non semplice, perché lei probabilmente non si aspettava, no? Questi genitori strani, questa famiglia bianchi che non aveva mai visto. Lei probabilmente si è spaventata, per cui il primo momento, la prima giornata, è stata una giornata di pianti continui, finché finalmente si è addormentata sfinita. E, tra le tue braccia? Tra le mie braccia, ovviamente, però l'ho messa nel suo lettino, e questa è una cosa che mi rimarrà in mente per sempre, per cui io avevo il mio letto e il suo lettino basso accanto al mio. Mia figlia ha una paralisi alle braccia, per cui aveva difficoltà nei movimenti. Io mi sono addormentata con tutte le angosce del mondo, pensando a questa bimba che continua a piangere, cosa sto facendo, ma ce la farò, insomma tutti i pensieri che si fanno tutti i genitori. Finalmente mi sono addormentata e a un certo punto mi sono svegliata e non so come lei si è arrampicata sul mio letto e si è stesa sulla mia pancia, e da lì non si è più mossa per un mese. Cioè io mi dovevo lavare, vestire, andare in bagno, sempre con questa bimba appiccicata. E ho pensato che quella lì è stata la gestazione. L'attaccamento. Sì. Sì. Quando l'avevo in braccio, la tenevo in braccio, io provavo esattamente la stessa sensazione che avevo provato con i suoi fratelli quando li allattavo. Le mamme che allattano hanno questa sensazione che non capisci dove finisci tu e dove comincia il figlio. Ecco, con lei era esattamente la stessa cosa. Per questo parlo anche di miracolo, no? In qualche modo. Adesso ha 24 anni, poi c'è stato il periodo dell'adolescenza, che insomma, come tutte le adolescenze, forse di più di altre adolescenze, è stato impegnativo, in cui
magari anche si mette alla prova, no? Il legame, la relazione, che è sempre stato molto stretto, però c'è anche il momento, giustamente, della ribellione in adolescenza. Però a me non è mai venuto in mente un secondo che non fosse mia figlia, no? E devo dire ancora di più, ovviamente avendo già altri due figli, specialmente nel momento della preparazione, temevo che in qualche momento nella vita, una litigata, qualche cosa saltasse fuori. Tu non sei mia mamma. Tu, sì, oppure tu non sei mia sorella. Tu... E invece questo non è mai successo nella vita, non lo so. Non so se sono stata fortunata o se siamo stati fortunati o se abbiamo lavorato tanto con l'aiuto della preparazione del chai a creare un rapporto buono, però è andata così. Ripeto, non nascondo le difficoltà, perché ci sono stati dei momenti di grandissima difficoltà. Sono difficoltà legate alla vita, nelle quali però diciamo la propria storia, come in qualunque persona, vengono fuori, no? E quindi anche magari certe ferite legate all'abbandono più che all'adozione, perché io dico l'adozione non ci dovrebbe essere se non ci fosse abbandono, e quello è sicuramente una ferita che poi si affronta e che ha un peso diverso a seconda delle storie, però che c'è, e quindi come qualunque ferita ognuno di noi porta dentro, nei momenti più tosti viene fuori. È importante però riuscire in altri contesti probabilmente a dare una narrazione, un'idea dell'adozione che non sia solo negativa, perché come ti dicevo anche noi qui ricevendo, proprio per il tipo di lavoro che facciamo, essenzialmente storie con difficoltà, poi ti fai l'idea che sono tutte così. Non è vero, ce ne sono così ed è una percentuale, ma ce ne sono tantissime che invece non hanno difficoltà o non hanno difficoltà in quel momento, poi magari succedono difficoltà in altri momenti. Quali sono i contesti per dare una narrazione diversa dell'adozione? Ma sono tanti, magari anche dei libri potrebbero essere delle occasioni, potrebbero essere dei convegni dove non si parla solo degli aspetti negativi, ma in generale delle esperienze. Allora parli di esperienze, non solo delle difficoltà che ti muovono a cercare aiuto nei confronti di qualcuno. Secondo me il ruolo dei figli adulti e più che altro il contributo che possono portare alla discussione intorno all'adozione, ma anche alle proposte, no? Per fare sempre meglio adozioni, che significa per fare sempre meglio la difesa di quel diritto del bambino che è fondamentale, io credo che sia importantissimo. E quindi qualunque occasione di scambio, di arricchimento, di confronto, secondo me è utilissima. E secondo te qual è la difficoltà che c'è oggi in questo confronto? Forse, no, ecco, forse il fatto di connotarsi sempre come figli, no? Sembra quasi che sia meno importante, meno autorevole. Sono persone adottate e persone che hanno fatto esperienza di adozione dal punto di vista dei genitori, ugualmente importanti, anzi forse, oso dire, proprio perché il nostro compito dovrebbe essere quello di dare voce ai bisogni dei bambini, chi ci è passato come bambino avrebbe ancora più autorevolezza da questo punto di vista, nel portare la propria esperienza. C'è bisogno di togliersi il pregiudizio degli enti o bisogna comunque sempre stare attenti? Bisogna comunque sempre stare attenti, sempre nella vita. Io dico che la fiducia è una cosa importantissima, ma l'attenzione vale per i figli, voglio dire, e a maggior ragione per qualunque altra esperienza della vita. Quindi non
dare tutto per scontato, non avere fiducia incondizionata, avere sicuramente fiducia, ma informarsi e specialmente patti chiari, no? E verificare che tutto quello che si è condiviso venga poi effettivamente mantenuto. Decidere come affidarsi? Allora, trasparenza, prima cosa. Quindi, al giorno d'oggi ci sono molti modi, no? Per vedere informazioni, che ne so, basta il sito e già ti prendi tante informazioni. Dicevamo prima, la carta dei servizi, i costi ben definiti, un bilancio pubblicato, cioè la trasparenza è una delle prime cose. La professionalità anche, quindi ci sono persone competenti con, che ne so, un curriculum anche sul sito perché quando io vado a mettermi nelle mani di qualcuno, anche fosse un medico o uno psicologo, vado a vedere, no? Se chi è e cerco delle referenze. Poi, ripeto, man mano che si procede eventualmente, verificare che ci sia coerenza tra quanto viene detto e scritto e quanto poi viene fatto. Poi serve anche un po' di fiducia, cioè io credo che a maggior ragione per un'avventura, un'esperienza così importante come un'adozione, serve costruire un legame di fiducia con l'ente. Se per qualche motivo, per qualunque motivo, a un certo punto questo legame non funziona, non va. Bisogna anche aver coraggio, no? Di dire no, a questo punto le cose non funzionano. Ecco, io direi che sono queste un po' le informazioni fondamentali. Sempre di più oggi abbiamo possibilità anche di verificare. La Commissione Adozioni mette un sacco di informazioni finalmente sul sito, anche rispetto alle statistiche, il numero di adozioni, quindi quante coppie ci sono in attesa. Insomma, ci sono molti modi di informarsi. Quello che mi sento anche di dire alle famiglie è le adozioni non si fanno ad ogni costo. E quindi né come famiglia né come enti anche io dico, ci vogliono dei paletti e se si sta entro quei paletti si va avanti, altrimenti no, altrimenti bisogna fermarsi. Questa frase mi è piaciuta moltissimo. Sì. Adozione non si fa ad ogni costo. Magari, ecco, diciamo che da noi arrivano famiglie che hanno già fatto un percorso, quindi hanno ottenuto un'idoneità dal tribunale, però noi a volte ci troviamo a dover dire che per il tipo di bambini che ci vengono segnalati, quella famiglia forse non va bene, non riesce a mettere in gioco le risorse che servono per una situazione di quel tipo lì. E a volte bisogna anche accettare che non tutte le strade che si pensano possono davvero essere percorribili. Certo, Diventa difficile accettarlo probabilmente nella coppia assolutamente perché sì. E comunque è un rendersi c'è conto. anche questa idea del diritto, no? Io ho Esatto. diritto a un figlio. Bravo. Non è così. Grazie Grazie, grazie mille. a te. Grazie. Abbiamo trovato una Cioè, cosa su cui non Manuel che siamo d'accordo. abbraccia un ente. Segnatelo questo.